allora pensavamo di utilizzare lo strumento, le piattaforme di incontro social, gli strumenti che abbiamo a disposizione, chiamiamoli tecnologici, per fare una specie di quel lavoro, però attraverso altri tipi di strumenti. Ecco. Come dice Claudia, testiamo uno strumento. Quindi prima, se tu definisci bene che cosa si fa, sono racconti, racconti dalla quarantena, chiamiamole così, immagini, foto, video, tutto. Nel momento in cui si vive una fase storica mai sperimentata prima, nell'epoca della globalizzazione c'è l'isolamento, c'è la solitudine, c'è l'obbligo a restare chiusi in casa. Aiutare ad evitare tutti gli effetti negativi, profondamente negativi, che possono determinare da questa situazione, sia sul piano personale sia sul piano collettivo. Le conseguenze di questo stare da soli sono inesplorate, nessuno è in grado di fare una valutazione. Quindi l'idea è quella di provare a dare un contributo per evitare a superare questa fase costruendo relazioni e rapporti. Questa era l'idea, questo deve essere chiaro nel messaggio. Per me non è molto nuova, perché vivo in una situazione che è abbastanza di isolamento perenne. In questa situazione è cambiato qualche cosa, ve lo voglio raccontare. Adesso, con questa prospettiva di tempo lungo, in cui non ho impegni altro che qui dentro, io mi sono messa a fare anche queste cose. Ed è una cosa positivissima, trovo, nel senso che ho preso coraggio perché ho una prospettiva di tempo e di ritmo assolutamente mio. Questo atteggiamento mio rispetto a questa cosa lo trovo molto positivo e si contrappone invece a tutta una situazione terribile che secondo me sta vivendo Antonio, che vede invece tutta una serie di cose che lo angosciano, lo rendono in un certo senso negativo su certe posizioni. Ecco, per esempio, confrontarci su una cosa del genere, che cosa significa per ciascuno di noi vivere questo momento, cioè i lati positivi e i lati negativi. Non so se avete letto il labiale, comunque dicevo, noi per scelta di vita già da qualche anno abbiamo unito casa e studio e quindi diciamo siamo, adesso dico, per fortuna abituati e strutturati per fare il cosiddetto smart working, no? Da casa a studio, adesso sto direttamente a casa, nonostante lo studio stia, diciamo, qua dietro. Quindi a noi a livello di vita non ci è cambiato tantissimo a livello così familiare. Settimana scorsa abbiamo lavorato comunque qui da casa a regime, come se nulla fosse. Abbiamo completato tutta una serie di cose, di pratiche, per fortuna. Alcune consegne da fare presso i comuni Roma o Ferentino, l'abbiamo fatte tutte già precedentemente, quindi non abbiamo scadenze in corso, però c'è un grande punto interrogativo. Ora vedremo, non so che cosa ci possiamo inventare. Siamo abbastanza tranquilli perché stiamo bene, diciamo, le priorità adesso mettono la salute al primo posto e quindi niente. E io, per quanto mi riguarda, cerco di pensarci il meno possibile a questo fantasma che si aggira, perché sennò deprimendomi non riesco a fare nulla, quindi lo devo sentire lontano per mia cosa, ma non è facile, anche perché vabbè, ho anche mia figlia fuori, quindi è vero che la sento, però insomma. Quindi a me, francamente, mi sta bloccando molto nella mia, chiamiamola, creatività. Sto facendo molto poco, è molto angosciante, questo lo sento molto. E non ho trovato ancora la forma giusta per pensarci, con tutto quello che va rispettato, ovviamente, e per
vivere parallelamente. Ecco, non ho ancora trovato il modo giusto. Sono tenace di solito e quindi diciamo che mi sento abbastanza positiva, ma non so fino a che, fin quando potrei sopportare, se si andrà oltre. Oggi sentivo da Annunziata in mezz'ora che la cosa sarà molto lunga e anche dopo che sarà finita potrebbe ritornare, perché altre parti del mondo non l'hanno ancora contratta e quindi arriveranno. Tutte queste cose qui che non mettono di buon umore, che non ti fanno sentire sereno. Ho altre preoccupazioni per la testa, comunque domani vi mando qualcosa scritta. Ripeto, siccome sento non molto bene, può darsi che qualche cosa, questa condizione mi porta a fraintendere magari o essere frainteso, però ho l'impressione che non ci sia niente di concreto in quello che stiamo dicendo, perché non c'è un filo comune che ci porta a pensare allo stesso modo, o questa situazione ci attanaglia, ci tiene quasi prigionieri del nostro stato di cose. Non possiamo fare nulla, tranne che fare una videoconferenza e parlare. Mi lamentavo la volta scorsa, era come noi ci dovevamo occupare degli altri, ma non di noi, perché a noi stava tutto a posto. E invece secondo me, anche se è tutto a posto, c'è comunque una questione di relazioni tra di noi. Che cos'è il mio, diciamo, vivere in questo momento? È come quello di Mariangela. In questa fase è come il mondo per me si fosse messo in pausa. È nata una nuova dimensione dello stare, nel quale io non trovo una mia dimensione del fare e del creare. La seconda questione invece che riguarda il fare è che io sento che, come tutte le crisi, chiamiamola crisi questa, no? È un momento di cambiamento. Il cambiamento tu lo puoi subire o contribuire a crearlo. E in questa c'è una mia angoscia, perché io vedo che questo cambiamento, che ci sarà comunque, noi non riusciamo a dare un contributo, perché questo assuma delle caratteristiche che a noi piacciono. È ovvio che non sto dicendo che noi cambiamo il mondo, però io dico che il mondo cambia se le persone cambiano. E noi siamo persone, quindi il mondo cambia se noi cambiamo, passando dal mondo a noi. E che vuol dire questo? Che vuol dire? Per esempio, la scoperta che questo coronavirus si ferma se tutte le persone fanno insieme delle stesse cose, o almeno alcune cose. È un'esperienza incredibile, perché sono 40 anni che ci hanno bombardato con il fatto che dobbiamo emergere come singoli. Adesso invece ci accorgiamo che non tutto possiamo fare da soli. E allora dico, cavolo, ma noi siamo quelli più attrezzati di altri a capire che questo è un momento importante da utilizzare. L'angoscia mia è sentirmi in questo invece isolato, e cioè che questa parte anche tra di noi non assume una forza come la sento io. Quello che mi sembra impossibile è che tu non trovi in te il modo, la via per invece essere attivo in questa cosa. Mi sembra impossibile, perché tu l'hai sempre trovato il modo di agire. Quindi
forse devi scavare un po' di più, devi cercare un po' di più in te quello che, o in noi, o cercare di collaborare e vedere insieme che cosa si può fare. Claudia, ma la mia dimensione individuale c'è, io parlo di una dimensione collettiva. Cosa posso fare da solo? Io già lo so. Io parlo di una dimensione collettiva. Il problema è se tu in questo momento riesci a immettere e a prendere coscienza della necessità di fare insieme, che il coronavirus ci sta dicendo. Quello che non è chiaro è perché tu dici che adesso si deve fare ci deve essere un fare collettivo e che ce lo insegna il coronavirus. Ci costringe, non ce lo chiede, ci costringe a prenderne atto, non che ce lo insegna, ci costringe a prendere atto di una dimensione che era uscita fuori da, diciamo, il sentire comune. Però neanche io voglio dire che non capisco, e ribadisco questo, perché il coronavirus pretende da noi di fare qualcosa insieme. Perché tu, qualcosa, Claudia, insieme? Ma no, ma come non lo vedi? Tu, non lo vedo. Claudio, tu, ma scusa, fammi capire, tu adesso, se vuoi uscire, puoi uscire? No. E che cos'è che ti impedisce di uscire? Una prudenza. No, cioè le regole che questo virus ha immesso nella società e tutti no, quindi questa cosa ti unisce a me che sto chiuso in casa, a Mariangela, a tutti gli italiani. Siamo uniti dal fatto che siamo costretti a fare alcune cose tutti insieme, quindi non è libertà ma è costrizione. Però stai toccando con mano il fatto che tutti stanno facendo la stessa cosa in questo momento qui, di scoperta del fare insieme. Chi, diciamo, è interessato a queste cose qui dovrebbe spostare questa cosa dalla costrizione, va bene, alla presa di coscienza di un modo di fare e di stare insieme diverso. Hai usato l'espressione stare insieme. In che modo la intendi dal momento? Sì, io l'ho usato per dire che adesso noi stiamo sperimentando degli stare insieme. Da ieri stiamo sperimentando degli stare insieme. Non sono risolutivi, però attenzione, noi eravamo partiti, e questa è la cosa che mi interessava, da quella definizione che dava Massimo: abbiamo bisogno in questa fase di mettere lo stare insieme che il coronavirus ci impedisce di vivere. Ora, questo è solo un aspetto della questione, perché da una parte il coronavirus ci impedisce di incontrarci, ma le persone non è che si incontravano tantissime, perché la dimensione del lavoro ci impedisce a tutti di fare una vita come stiamo facendo adesso. Cioè adesso noi, costretti dal virus a non uscire di casa, scopriamo l'importanza dello stare insieme. Chiaro? Come scopriamo l'importanza della libertà, come scopriamo la bellezza delle nostre città, perché nessuno le vede più le città. È come Cristo in questo momento avesse impacchettato tutta l'Italia, e adesso spacchettata la stiamo vedendo quanto è bella. Insomma, voglio dire, stanno accadendo tante cose diverse che ci cambieranno. A noi ci sta a cuore una di queste cose, e che noi abbiamo definito come bene comune, e mi sembra che questa cosa qui ha un'opportunità in questa fase che noi dovremmo poter cogliere e saper cogliere. E non so che vuol dire questo. Ci stiamo ragionando, mi pare. Esatto. Cioè, voglio dire, non è che io ho soluzioni, però avverto certe cose e le sto socializzando. Insieme
per me già quello di fare, chiamiamolo il diario dalla quarantena, non so come chiamarlo, diario dalla quarantena, e quindi permettere alle persone, per esempio, quello che ci stiamo dicendo adesso, va bene, è importantissimo. Io immagino che un diario dalla quarantena, piuttosto di mettere le torte, va bene, che mettesse questa roba qui, che mettesse cosa stiamo vivendo dentro, che diventasse un luogo dove pubblico diventa il privato è pubblico e il pubblico è privato, capite? Questa è una dimensione che mi piacerebbe assumesse quella pagina, per cui io la ritengo che sarebbe molto interessante, non solo nel momento in cui la viviamo, ma perché assumerebbe un valore storico quando questo è finito. E il mezzo non è detto che sia solo la parola. Fotografiamoci ogni giorno e raccogliamo noi nei vari momenti nelle nostre gabbie, che sono diventati gli appartamenti, la nostra vita, e socializziamola. Ma c'è anche una gabbia interiore dentro di noi. Allora, apriamo queste gabbie nell'unico modo che possiamo aprirle, ed è appunto virtualmente. Questa cosa mi sembra una dimensione interessante di un'eventuale pagina da creare, che io sto definendo il diario dalla quarantena, cioè che ci siano le persone e non le rappresentazioni che girano su Facebook, le persone e non le rappresentazioni, perché di rappresentazioni ce ne sono già tante in giro. Sono venute fuori, ecco, le difficoltà dello stare nella situazione, e abbiamo manifestato questa volontà di elaborarla. E a questo punto, se Marinella ha questo stimolo, magari ce ne può parlare anche adesso, se è in grado di inviarcelo o di parlarcene, e forse, ecco, avremo uno spunto da cui partire, una cosa da cui partire per vedere se riusciamo a diramarci in qualche modo nelle direzioni in cui ognuno pensa di poter andare. Perché in effetti questa è una sfida molto grossa, e credo che ci sia bisogno di uno stimolo, uno spunto. Io in questo momento non ce l'ho, e se Marinella ce l'ha, proviamo a partire con quello. Se ci dà la scintilla per andare, io direi a questo punto, fra di noi, discussione abbastanza complessa e complicata, io direi di cominciare questo punto fra di noi, se riusciamo a partire, se troviamo una chiave per cominciare a diramare, ad uscire fuori da questa gabbia, creando, immaginando spazi e cose che appunto ci tengano ci rappresentino in questo momento. Insomma, ognuno ha una situazione diversa. Sicuramente anche contestualizzata a dove sta, con chi sta. Per esempio, io avevo tempo fa, ho scritto due cose, non so, mi sa, forse l'avevo condivisa pure con voi, che era l'ultima volta che eravamo stati chiusi in casa, era per la neve, adesso per un altro motivo. Beh, io l'altra volta abitavamo in un condominio, e insomma, in quel momento questa situazione ci ha fatto stare un po' tutti insieme nella palazzina, si è condiviso tutta una serie di cose e va bene. E oggi non so se cosa succede nei condomini, questo ce lo possono raccontare Antonio, Massimo e Marinella, se c'è un minimo di ricerca di umanità, di condivisione di qualcosa, dai sentimenti a risorse, a mutuo aiuto o chissà cosa. Ecco, questo mi,
mi incuriosisce, insomma, perché è un'esperienza che noi non abbiamo. Adesso siamo qui in casa e non siamo abbastanza isolati, facciamo due chiacchiere con i nostri vicini attraverso la recinzione, però ecco, questa è una situazione particolare. E poi sull'approccio, diciamo, duale tra singolo e collettività, che dice Antonio, questa è una riflessione interessante di cui terrò conto e vediamo cosa può uscire fuori, insomma. E adesso sia al volo, niente, ho bisogno di raccogliere un po' le idee. Mariangela. Passo per ora. Rifletto. Massimo e Marinella. Allora, nel condominio la situazione è molto diversa da quando abbiamo avuto il problema della nevicata. Con la nevicata c'era un'atmosfera quasi di festa, io faccio la polenta della porta, spaliamo giù davanti al portone, prestami la pala, c'era una condivisione più stretta. Adesso c'è proprio proibito incontrarci. Ci diamo il buongiorno per telefono con le vicine di Pianerottolo che sono sole e che hanno la proibizione assoluta dei figli di avere qualsiasi contatto, quindi è diversa la situazione rispetto alla neve. E poi questo virus non è lontano da noi, non è lontano da noi, dobbiamo stare preoccupati, le strutture ospedaliere non sono adeguate, questi numeri verdi che mandano in televisione non rispondono. Se hai un problema puoi crepare, il medico di famiglia non viene a visitarti, tu non puoi andare allo studio medico del tuo medico di famiglia. È il problema che sta vivendo mio figlio a Roma, che ha dei sintomi strani e non si riescono ad avere risposte certe sul suo stato di salute. E quindi preoccupazioni personali. Poi per quanto riguarda i nostri incontri, quello che noi vogliamo mettere insieme, mettiamo insieme quello che abbiamo dentro. Io non mi ripeto, ho già detto delle cose, non le ripeto, aggiungo solo un'altra questione. C'è no Luca, chiudi il microfono. Stavo dicendo, aggiungo solo un'altra cosa rispetto a quello che ha già detto Antonio e gli altri. C'è una situazione che è nuova, questa dell'incertezza, c'è l'incertezza su tutto, i tempi, la propria salute, la propria condizione di vita, è una cosa veramente nuova, inusitata, mai sperimentata prima, che probabilmente per noi abbiamo un'età anche abbastanza avanzata, non sperimenteremo più, non avremo più modo di verificare. E io credo che valga la pena di mettere in comune anche queste riflessioni. Io lo so che non è un progetto per rispondere a Renato, sembrano cose poco concrete, ma non è che in questo momento noi possiamo pensare all'altro, se non quello di determinare le condizioni attraverso una nostra riflessione, attraverso una nostra considerazione che è personale e che è anche però riferita alla nostra storia, alla nostra azione passata, di metterla a disposizione degli altri per vedere se questo può intrecciare un modo per stabilire relazioni. Tutto sommato, alla fine, l'associazione 03100 ha tra i suoi principi fondanti e costitutivi quello del creare relazioni. E quindi io sono d'accordo con Antonio, in questo disastro c'è un'opportunità nuova per verificare, ovviamente non nelle modalità solite che noi abbiamo
realizzato e praticato in passato una nuova possibilità di fare relazione. E perciò io credo, a me mettermi a parlare con quelli con cui abbiamo avuto problemi, francamente non è che mi piace gridare, ma mi piace pensare che una situazione come questa si possano anche ricostruire amicizie ed aspetti che in qualche modo si sono sopite. E non mi interessa se questo produce effetti e ha risposte positive, mi interessa però provare a praticare una strada di questo tipo, perché ampliare la partecipazione agli altri senza partire da quelli che ci sono stati vicini in un passato lontano, secondo me io la sento come un'esigenza. Prigioniere di questa situazione e quella personale oltre a quella personale, insomma la situazione personale mia che non sto qui a ripetere, però l'idea di fondo di aprirci agli altri è sempre stata buona, sempre stata condivisa da parte mia. Io chiedo umilmente, Massimo ha già detto che manderà il suo scritto, siccome pure anche Marinella. Punto. Io le chiederei di inviarcelo senz'altro e vedere se riesce a metterci in moto. Ok. Pensare, perché io prima avevo detto usiamo Città Futura, però Città Futura potrebbe generare anche un'altra pagina che è Diario della Quarantena e farle relazionare insieme, a provare a mettere lì dentro questi esperimenti per verificarci e poi renderla pubblica. Mi domando se quarantena è il termine giusto. Io sono d'accordo sul termine Diario della Quarantena. Quarantena ha assunto da tempo, non da oggi. Generale. Significa isolamento, al di là del termine tecnico dei 40 giorni, ma assunto un'accessibilità più generale che è uguale a isolamento. Esatto. Quindi quarantena va bene, è immediato, è efficace. Ah. Che immagine ci mettiamo? Ah, vediamo. Io non metterei nessuna immagine, io giocherei soltanto con il font che si sceglie, cioè con la grafica, soltanto con le parole, creando spaesamento, cioè solo queste parole e basta. Mi piace quest'idea. Diario della quarantena e basta, scriverlo in maniera particolare, magari tagliando, sovrapponendo, non lo so, volendo, oppure non comunque non metterei nessunissima immagine. Io il simbolo di 03100 lo metterei a modifirma, ma la pagina la lascerei pulita, scrivendo soltanto diari dalla quarantena in maniera elegante, con un font particolare. Si può tentare di utilizzare il quadratino di 03100 come la capolettera del Medioevo. Sì. Teniamo tempo, ecco, per tutte le cose che stiamo facendo legate a 03100 c'è questo quadrato comune, magari rosso, e va bene, poi ci mettiamo, la D e la Q, diario della quarantena, non lo so, solo la D, va bene, è funzionale tutto.